Buongiorno a tutti, un grande saluto dagli amici della ceramica di Urbani. Un anno che ci ha permesso di pianificare un lavoro futuro e sistemare alcune cose. Prima tra tutti la riorganizzazione degli spazi che il comune di Urbani, l'antica Casteldurante, patria della ceramica rinascimentale, ci concede, e abbiamo preso spunto per riuscire a sistemare i locali, per programmare concerti, mostre e convegni relativi sia alla ceramica, alle altre arti, e con il fine di unire i linguaggi. Se le arti sono linguaggi, è bene che i linguaggi dialoghino tra loro. È necessario arrivare a più persone possibili. Si sta creando una frattura tra l'arte e le persone. Noi vogliamo cercare di colmare questa frattura attraverso un grande lavoro di unione di realtà artistiche presenti nel territorio. Grazie alla collaborazione con il musicista Massimo Valentino, perché con lui siamo riusciti a finalizzare finalmente il progetto che era nato da tanto tempo, dei flauti, degli strumenti di ceramica, direttore del coro durantino, Simone Spinaci. Stiamo cercando di mettere in atto un progetto molto più ambizioso. Vorremmo dare origine a brani di musica sacra ispirati anche alla Via Crucis stata fatta proprio in questo periodo per il santuario di Castacolo, e brani scritti appositamente per coro e strumenti di ceramica. Quindi il progetto che era stato intrapreso tempo fa si porta quasi a compimento, nella speranza che si possa riaprire tutto come tutti ci auguriamo. Vorremmo all'interno delle rassegne musicali prestigiose che ci sono qui a Urbania, vorremmo finalmente portare a compimento questo lavoro. La finalità è quella di unire i linguaggi. Le arti sono forme di linguaggio e noi vorremmo cercare di unire le arti per fare in modo che la frattura tra persone e artisti riesca a rimarginarsi un po' di più.
riguardante i corsi di delle varie forme di ceramica, corsi di tornio, decorazione, racco, modellistica, e promossi da vari insegnanti dell'associazione, e la realizzazione di opere ceramiche all'interno dei luoghi più caratteristici del centro storico. Abbiamo un grande sostegno da parte dell'amministrazione comunale, che finalmente riesce a capire quanto sia importante il valore aggiunto che la ceramica riesce a dare a questo paese. L'augurio è che tutto possa riprendere come prima e meglio di prima. L'augurio è che veramente le persone riconoscano finalmente il grande valore dell'arte e degli artisti. Le persone che di sicuro nella storia dell'umanità sono quelle che hanno fatto, se non altro, meno danni di tutti gli altri. Grazie.